Ok, siamo al percorso 7K degli internazionali d'Italia qui a Bolivri, all'Elba. Questa è la prima discesa, molto scivolosa, però qua è tutto naturale, veloce da guidare. Stare attenti a non sbagliare, che anche qua è facile forare. Ho fatto questa bella sponda che ti lancia per la prima salita del percorso. È molto più larga. Sì, qua l'anno scorso era un single track in salita, adesso l'hanno allargata decisamente un po' per velocizzare, un po' per favorire i sorpassi. Qui entriamo nel primo box. Il primo box che è quello in cui si riesce a bere più facilmente, visto che l'altro si arriva molto veloce. Domani bere sarà molto importante perché fa molto caldo, c'è molta polvere e bisognerà riuscire a idratarsi bene per poi non avere problemi negli ultimi giri. Qua inizia il downhill Ponte di Ferro, una discesa molto veloce, molto flow, però qui bisognerà stare molto concentrati visto che è davvero scivolosa. Sì, qua non si fa la differenza, però cioè, la differenza la fai solo se sbagli. Poi inizia la salita più lunga di tutto il percorso. Sì, la prima parte è un po' stretta e non si riesce a superare, però vedrete dopo si allarga e chi ne ha potrà andare. Ultimo strappetto, poi inizia una parte guidata in leggera salita, poi comunque si riesce a fare quasi più differenza qua che nella parte prima.
si è già consumata molto, è già diventata molto sabbiosa e c'è poco grip. Qua si gira, inizia la discesa sinistra. La prima parte adesso ci sono dei tronchi, è la parte più artificiale del percorso. Piccolo drop e doppia linea. Questa qua è la parte un po' più, sì, come ho detto, artificiale, più, secondo me, più bella di... Cioè, che è anche la novità rispetto all'anno scorso. Garden molto mosso, in cui bisogna stare davvero attenti a non forare. Curva molto scivolosa. Poi ci sono adesso due strappetti uno dietro l'altro che in gara fanno veramente male. Questo in cui fa veramente tanta fatica questo. Ok. Qua hanno chiuso sto salto, adesso nelle prove per la presenza del grande evento, però si scenderà di là in gara. Sì, è molto pericoloso perché c'è vento laterale e quando stacchi le ruote da terra ti, proprio nel momento in aria ti sposta letteralmente, visto che l'anno scorso ci sono stati un po' di problemi, hanno deciso di fare questa scelta. Qua inizia la parte, non è la scelta più lunga, ma nell'insieme è la parte più dura di tutto il percorso, perché si inizia qua questa breve strappetta dopo il box e si continua con due strappi molto ripidi che vedremo adesso. Eccoli qua, sono ripidi e anche molto scivolosi perché hanno i passaggi prima delle categorie
materiali si sono già scavati molto. Domenica sarà ancora peggio. Qua due piccoli drop. Adesso la salita che ci porta su nella zona sagra, diciamo. Questa sì, non è molto ripida, ma dopo quei due strappi qua le gambe veramente sono un casino. Con un po' di pianura in cui dopo la salita si può rifiatare e bere, anche se con sto vento non sarà facile neanche qua. Tutto lo strappetto. Curva veloce a destra, seguire uno strappo duro che ci porterà prima al famoso salto qua, che un po' tutti avete visto nei video, per seguire la discesa più impegnativa del percorso. Qua la rock garden è chiusa momentaneamente. Ok, e lì adesso abbiamo saltato una rock garden che è il corto un po' più impegnativo di tutti. E qua c'è l'arrivo. Sì, che esce prima dalla discesa, cioè probabilmente non avrà tempo qua di fare la volata, quindi la volata si farà su nella zona sagra.